E allora iniziamo subito. Allora inizia questo incontro finale, ma ripeto, di un arrivederci, Armida Mancino. Buonasera a tutti e grazie per essere intervenuti anche stasera, cari concittadini. La campagna elettorale sta finendo e mi manca già. Mi manca la possibilità di bussare alle vostre porte, anche prendendo qualche porta in faccia, e ascoltare le vostre esigenze e i vostri bisogni, perché mai come in campagna elettorale voi siete pronti a dirci quali sono i vostri bisogni, cosa vi serve, cose piccole e grandi. E allora qualche giorno fa un concittadino, un elettore mi ha chiesto: ma voi con San Martino cosa volete fare? San Martino che sta anche nel vostro simbolo, nella vostra lista. Ecco, io stasera vi dico con grande onestà cosa non si può fare a San Martino. Poi dite che io ce l'ho con lui, ma è lui che è l'ossessione del blu, perché ora non contento delle strisce blu ci vuole fare l'acquario blu a San Martino. E questo, signori, non si deve e non si può fare, perché non abbiamo altri soldi da sprecare e da spendere inutilmente, perché c'è già l'acquario a Napoli, c'è già uno in costruzione a Bagnoli, il terzo acquario in 30 chilometri non va bene. Cosa vogliamo fare con San Martino? L'abbiamo già scritto nel nostro programma. Anzitutto vogliamo preservare la memoria storica del nostro paese, quello che era San Martino, ma anche la memoria dei nostri mestieri, della nostra terra. E allora a San Martino si farà questo, il Museo della Terra e del Mare. Però è inutile stare a dire a testa, adesso, stasera, dire facciamo questo e quell'altro, perché con grande onestà dobbiamo dire che per affrontare il tema di San Martino, che è ritornato nelle mani pubbliche, finalmente dobbiamo anche affrontare altri problemi, cioè capire come ci dobbiamo arrivare a San Martino, cosa ne sarà di quel pontile, di quel tunnel, come realizzare collegamenti da Acquamorte e da Torre Gaveta. E allora solo Rinascimento è questo, signori, è solo questo, è concretezza. Non vi vendiamo fumo stasera, non lo facciamo. Ci hanno chiamato in tutti i modi, signori, in questa campagna elettorale. Ci hanno chiamato arrabbiati e noi abbiamo risposto regalando fiori. Ci hanno chiamato rancorosi e abbiamo gonfiato i palloncini gialli che anche stasera vedete in piazza. E poi hanno pensato di farci l'offesa più grande di tutte. Ci hanno detto: voi siete dei candidati occasionali. Ci avete azzeccato stavolta, sì! Siamo candidati occasionali perché non siamo professionisti della politica, non siamo politicanti e non siamo mestieranti, siamo persone, siamo cittadini fra i cittadini e non siamo neanche quelli che hanno bisogno di fare il volontariato, quello che hanno bisogno di andare fuori a fare buoni per poi tornare a sbatterci in faccia con la loro propaganda. Quello che hanno fatto in maniera samaritana, no, per il loro tornaconto, per la loro iocrazia. Non ne possiamo più di gente che ci dice io. Noi vogliamo la democrazia, vogliamo la condivisione. Sono anni che vogliamo la condivisione, anni, da sempre. E con lo stesso spirito di condivisione, con lo stesso spirito sereno e concreto, abbiamo deciso di rinunciare al nostro stipendio. Rinascimento rinuncia, ma non a fare politica, rinuncia ai soldi della politica, rinuncia al gettone di presenza dei consiglieri, rinuncia allo stipendio degli assessori o indennità funzionale, chiamatela come volete, rinunciamo ai soldi. Perché come abbiamo detto dall'inizio, un amministratore è come un buon padre di famiglia e allora dobbiamo dare il buon esempio, fare le rinunce che sono doverose, le rinunce che sono necessarie. Le faremo se ci darete la possibilità. E allora signori, qualcuno un giorno ha detto che ci sono mezzi uomini, uominicchi, qua. E noi finalmente abbiamo una donna, che si presenta a governare Monte di Procida con la sua squadra, una donna che ha già avuto tutto, non aveva bisogno di presentarsi al giudizio degli elettori e invece l'ha voluto fare con lo stesso spirito di democrazia e condivisione, concretezza, coraggio, tenacia, passione. Questa è Rinascimento, questo è necessario Carmela Pugliese, Armida Mancino e tutta la sua squadra. Perché dal 2006 Monte di Procida vive nel Medioevo, vive nel feudalesimo, non c'è più la casa comunale, c'è un castello, ci sono i signori, ci sono i vassalli, valvassini e valvassori che trattano la casa comunale come il loro ufficio, che fanno sì che noi andiamo lì genuflessi a chiedere cortesie quando abbiamo dei diritti.
diritti, hanno scambiato le cariche istituzionali per le loro botteghe dove vendono se stessi e vendono noi ogni giorno, e se non facciamo attenzione continueranno a farlo. E allora, signori, abbiamo una possibilità. E allora concludo dicendo che un altro elettore mi ha detto un'altra cosa bellissima e anche bruttissima. Mi hanno detto: signori, ma chi ve lo fa fare? Monte di Procida è in coma. Bene, perché se in coma vuol dire che non è morta, se in coma vuol dire che abbiamo ancora la possibilità di salvarla e di farla risvegliare e di farla rinascere. E allora tocca a noi, tocca a ciascuno di noi, tocca a ciascuno di noi. Cominciamo domenica 31 maggio, cominciamo a dare fiducia a chi alla politica vuole dare, all'amministrazione vuole dare e non vuole ricevere. E nessuno ha avuto il coraggio di fare quello che abbiamo fatto noi, nessuno ha detto io rinuncio, nessuno tantomeno ha detto io restituisco, non lo hanno fatto e non lo faranno, state sicuri. Yeah.